Raga, riaccendete. Perché? Staccate, staccate, staccate subito. Cioè, devo ritogliere. Sì, riattiva l'allarme. Ok, conto fino a tre. Ok. Perché? Non lo so. Uno, due, tre. Sistema di sorveglianza audio attivato. Ogni rumore causerà l'attivazione del sistema di allarme della casa. Come facciamo? Sistema di sorveglianza ACE C'è? disattivato. Ci sono laser. 50.000 È una laser fregatura? puntati. Dove? Sulla Sulla scatola. scatola. Quella scatola non si può rompere perché quattro laser la colpiscono in pieno. È una fregatura, È una raga. fregatura. È un Stai bluff. scherzando? È un bluff. Siamo fottuti, completamente fottuti. Cioè, ha messo un martello, ha messo un sistema che ci blocca oppure ci fa rimanere in silenzio. Ma non c'è un Sì. modo per romperla? Devi Però farmi perché bravo. mettere lì un martello? Non riesco a capire. No, è quello. C'è la soluzione. Raga, c'è la soluzione. E probabilmente è sotto i nostri occhi, ma non è il martello. No, il martello è uno specchietto per le Aspetta, aspetta, però giusto, hai detto bene. Lì c'era un martello perché credo che avrebbe tratto in inganno. allodole. Cioè, aspetta, tu dici Aspetta. che il martello è un diversivo? Io, sicuro, cosa diceva sempre il Game Master? Mai fermarsi alle Apparenze, apparenze, è ok? vero. Quindi Cioè andare oltre l'apparenza. va Se bene. il martello fosse un diversivo, Ok. potrebbe esserci un altro modo per aprire quella Per forza. scatola. Ci deve essere, in qualche maniera ci deve essere, raga, È per aprirla. incollata, non si schioda da quel tavolo. No. Il martello non si può usare, c'è un altro modo, raga. Esatto. Dobbiamo riguardare meglio, Ok. abbiamo preso quella scelta troppo velocemente. Io credo assolutamente che c'è un modo ancora più semplice per prendere quella chiavetta USB. Allora facciamolo Ok. subito. Vai. Sistema di sorveglianza audio attivato. Ogni rumore causerà l'attivazione del sistema di allarme della casa. Forse potremmo guardare nella scrivania. Sistema di sorveglianza attivato. Sì. Madonna, sì, ti prego, grazie Gesù. Buddha, SpongeBob, Madonna, Beyoncé, Britney Spears, Lady Gaga, Ariana Grande, tutti quanti gli dei dell'Olimpo. Non ce l'avevo fatta, non ce l'avevo fatta. È da piangere, ti giuro. Grazie dei fiori, grazie per essere stati con me. Io ho le stelle negli occhi. Che cosa Oddio! l'avevo Oddio! fatta? Come Oddio! cazzo ti è venuta? Non lo so. Oddio! Non lo so, lei ha visto qualcosa? Ho infilato la mano. Ho infilato la mano e c'era un Non ce la buchino faccio più! piccolo, Non ce passando la sulle faccio dita. più! Raga, non ce la faccio più!
Non ci credo. Qua sopra, io non... Basta. Raga. No, basta. Io voglio dormire qui, non ce la faccio più. Che figata. Non vorrei farci per un po' di dall'ansia. Ma non è che noi attivando quella roba? Disattivando quella roba? Infatti. Abbiamo dato l'allarme a qualcuno? Ha ragione Pimot. I festeggiamenti sono finiti. A chi? Qualcuno magari sa che adesso siamo... A quello della barca? Guarda, quando parli così mi fai paura, perché ho sempre l'idea che tu stia per dire qualcosa di poco piacevole. Ora qualcuno potrebbe sapere della nostra presenza all'interno della casa. Secondo me è meglio passare di nuovo la notte fuori. Ti so per dire una cosa molto brutta, Gian, però... Cosa? Non dirlo. Io propongo una cosa. Campo base. Niente. A quanto pare io sono circondato da qualcuno che mi vuole del male. Hai la casona? No. Dormi fuori. Ha ragione, bisogna andare. Ma perché dopo tutta questa fatica devo abbandonare il comfort? C'erano pure dei letti meravigliosi. Caro Pimot, non sono d'accordo. Raga, perché però non è che siamo venuti qua. Guarda, ti concedo al massimo di portarti un cuscino via. Sì. Ah, ma guarda, l'avevo già dato per scontato che portavo via un cuscino. Ascolta, va bene. Passiamo ancora la notte. Sì. Però? Cerchiamo di controllare. Barche non le sento. Lo senti che ti sto mandando a fanculo col pensiero, però? Paolo, perché una videocamera non la lasci dalla casa? Che punta la casa? O tu, Simo? Almeno così abbiamo un occhio, sempre. Sempre. Raga, si è appena staccata una barca. Sì. Senti, facciamo una roba, se mi viene a prendere gli dico, senti, prendimi e mi rendo. Arrestami. Ma è meno l'arresto. Ma cosa vuoi che ne faccia? Non so che va avanti. Ci rendiamo conto che gli sforzi di controllare la casa sono andati persi. Simo. Oh, Paul. Raga, ci siamo addormentati. Porca. Quindi non abbiamo controllato. Non abbiamo controllato. Aspetta, fammi andare. La cam è lì. Raga, vi ho mai detto che i massi non sono raga, così non comodi? Non abbiamo controllato la casa, quindi raga, adesso non sappiamo se qualcuno... Ci sono le nostre valigie. Oh mio Dio, le nostre valigie davanti all'ingresso di casa. Giulia, oh mia cara, ti prego pensaci tu. Gli abiti, cosmetici. E finalmente tutti quanti accettano di andare bene la benedetta a casa, anche perché era lì col portone aperto. Fuori! Esatto! Quindi vuol dire che in casa non c'era nessuno! Esatto, mi sei piaciuta, cara! Esatto. Allora andiamo! Debbie. Andiamo! Andiamo dentro e va! Andiamo, Paul! Andiamo! Sono le nostre! Oddio! Sono le nostre! Mi viene da piangere! Non ci posso credere! Ok, che va bene. Sia benedetta Giulia! San grandi, Giulia! Grandi! Ok, raga, andiamo a vedere se la porta è ancora aperta. Sì. È aperta! È ancora come l'abbiamo lasciata! Vai, vai! Perfetto! Oh, raga!
E adesso, porta. Se qualcuno ha ancora qualcosa da dire, la porta è quella e la spiaggia anche. Finalmente un bagno dove poter pisciare in pace e lasciare anche tutto quello che ne era del buffet pre-matrimonio, quindi pensate che montagna. Adesso ci sistemiamo, sì. Ci diamo una risciacquata, ci mettiamo a posto e poi, quando siamo a posto, io inizierei a capire come funziona qui la situazione, perché dobbiamo prendere possesso di questa casa. Giusto. Giusto. La casa può diventare d'arma a difesa. Non vanno. Nessuna televisione va. Tu puoi fare quello che vuoi. Tutte. Tu puoi provare a premere quello che vuoi. Nessuna televisione va. Oh, la stavo per accendere. La stavo provando per accendere. Ma no, ho già provato. Ah no, niente. Ma non è che voglio vedere il telegiornale, però se questa qua è la casa del Game Master, mm-hmm. o se è la casa di nuovi giocatori, sì. I messaggi la prima volta che siamo stati messi in mezzo a questa storia arrivavano attraverso la televisione. Sì, non è ancora bene. Arrivato nessun messaggio. Perché magari il Game Master, non lo so, la usa per altri scopi. Stavo per dire la stessa cosa. Cosa la usa? L'ha messa una in ogni stanza. Ci saranno tre giocatori, immagino. Ma magari è tutta finta questa casa. Se non hai bisogno di nascondere nulla, non metti tutta questa sicurezza. Ok, ma magari serve per altro. Cioè, questo è solo l'involucro, quello che stiamo vedendo. Magari c'è dell'altro dietro. E allora guardiamo in giro. Esatto. Forse è meglio cercare in giro per la casa una risposta alla nostra domanda. Questa cosa è macabra, Gian. Ma guarda che è strano, però. Gian, guarda, ci sono le posate. Beh, qualcuno mangerà. Anche nel... Ma capisci? Ma... Cioè, tu ti vedi veramente il Game Master che arriva a casa? Oh, sono proprio stanco, tolgo la maschera. No, è per quello che io continuo a sostenere che questa qua è la casa per nuovi giocatori. Non era per noi. Se io fossi il Game Master non nasconderei qualcosa in un cassetto, non pensi? No. Quindi è inutile guardare nei cassetti, bisogna essere un pochino più furbi. Perché? Perché magari noi, magari il Game Master pensa proprio, questo non guarda nei cassetti perché sarebbe troppo scontato. E dove lo metto io nel cassetto? Quando noi siamo arrivati nella casa, la prima volta, il messaggio è arrivato dopo... mezz'ora? Avevamo fatto un giro e il messaggio è arrivato. Sì. La televisione si è accesa e ci ha detto quale sarebbe stata la nostra missione. Magari ha appena mandato degli inviti, ma sono molto lontani. Cosa fai? Ho visto una roba laggiù. Ci arrivi? Sì. Cos'è? Che cazzo è quello? Iniziano ad esserci i primi misteri. Quel cofanetto sotto al letto. Che cos'è? Di chi è? Chi l'ha lasciato lì? Raga! Sì? Qualcosa ho trovato! Dov'era? Sotto al letto! Ne ero certo al mille per mille. Non... Sotto al letto! Porca! Non l'ho aperta! Va bene. Poggio. Vedi che qualcosa c'è? Vai. Fogli. Oddio, non sono proprio fogli. Questi sono ex traumi, raga, altro che... Sarà un'esperienza unica e indimenticabile. Oh mio Dio, se accetterai dovrei partire a raggiungerci a questo indirizzo. Una volta arrivato non potrei più tirarti indietro, ma so che tu non abbandoni mai una sfida. Le stesse lettere che hanno dato inizio a tutto quanto. Ho la pelle d'oca, raga. Te lo giuro, ho i brividi alla testa. Sono le lettere. Ce n'è un'altra. Abbiamo ricevuto noi. Ce n'è un'altra, sono tutte uguali. Sono tutte uguali. Io te lo dico, questi... Il nome, raga. Cosa? Non c'è il nome. Guarda, è pieno di sti fogli, è pieno. Sembrano i prestampati. Deve ancora mandare l'invito. Non è un bracciale, basta. Sulla nave. È quello della nave. Quello che ti fa svenire. Però qua c'è un nome. Quando c'è chiuso nelle stanze, cosa c'è? Jonathan. È scritto a penna, tra l'altro. Jonathan. Sarà un nuovo concorrente. Sarà un giocatore. Vedi che io ti continuo a dire che secondo me questa qua è la casa per nuovi giocatori. Ti tradirà. Vivi o morti, questo dipenderà
Dal tuo, solo dal tuo silenzio. È mio questo, è mio. Ed è mio. È quello che, è quello. È quello che tu mi avevi sì, messo nello bravo. Zaino. Sta ripreparando gli stessi giochi per altri concorrenti. Cosa ho detto fino adesso? Semplice, deve ancora la casa per l'invito, deve ancora andare. Ecco perché non parte il gioco. L'ampolla del veleno. L'ampolla del veleno. Ecco perché non parte il gioco. Noi siamo arrivati in anticipo. Bravo. Siamo arrivati troppo presto. Esatto. La casa non era finita. Io continuo ad avere molti molti sospetti su questa casa perché non me la racconta giusta. E soprattutto non me la racconta giusta con la foto. Raga, aspetta. Questa la ricordate? Questa ce l'ha mai mandata? L'abbiamo mai trovata? Non riesco a capire, sembra... una foto. No, ma dico attorno, cos'è, una cornice? No, una finestra. Ah, una finestra. Sì, una finestra, guardate, questa sembra una giardiniera. Cos'è, un bosco? Ci sono delle ragnatele, tipo, sì, è un bosco. Raga, bravo! Dici, cosa cazzo? Anche io l'ho notato. Lì. C'è il Game Master. Il Game Master. C'è il Game Master. Il Game Master sullo sfondo, nel bosco. Ok. Aspetta un attimo. Cosa? Cosa? Raga, questa qua non è una finestra qualunque. E che finestra? Cosa vuol dire? È la finestra di camera mia. Gian ha ragione, è esattamente quel punto. La finestra di camera sua. Che cosa stai dicendo? Sei sicuro? È la finestra di camera sei mia. Sicuro? Questa... Raga... No. Stiamo scherzando. L'hai trovata in camera tua o in camera mia questa? Camera mia. Guarda. Ok. Oh mio Dio, la zanzariera. Giusto. La guarda. Zanzariera, guarda. Sì, sì, sì. E questo è lo stesso punto. E quello lì è lo stesso ramo. Questo è il punto, raga. Oh mio Dio. Quindi? Scusate, ma noi non abbiamo fatto questo gioco. Tutti quelli no. Sotto sono giochi passati. È un gioco? O è un ricordo? Noi ci siamo sempre concentrati sull'entrare in casa. Se sì. Invece... Sì. Il covo del Game Master vero fosse non fosse. E certo, casa, scusa, ma col... fuori. Scusa, tutti penserebbero il covo della casa. Ma nessuno penserebbe il covo del posto. Oppure. Adesso. Come nella prima casa del Game Master. Dai, raga. Il suo covo era molto vicino alla casa. Sì. Lui non era in casa, non era in casa, no. Lui non era in casa. A un metro. Non è mai stato in casa. Andiamo nel bosco. Devo andare nel bosco, assolutamente. Adesso. No, io in quel bosco non ci voglio andare. Bell'idea che avete fatto. Beh, sto già cagando addosso. Senti, siamo qua per ballare, balliamo. Ah, sì, sì. Raga, c'è un sentiero, eh. Non pensavo di venire. C'è proprio È vero. Che ti avevo detto? Raga, c'è un sentiero, eh. Molto bene. Non bastavano i fantasmi adesso. No, nei boschi. Fisiche. Esatto. No, spero solo che, cioè, che non ci succeda niente, che non ci sbuchi all'ultimo così. Boom. Oh. Raga, qua si apre. E c'è un cartello con un punto X. E perché tutti questi cosi per te? Ed è pieno di cocci. Come se avessero in fretta e furia o portati per costruire qualcosa. Paolo. Cosa? Guarda dove è la finestra della mia camera. Esattamente sì. Là. Esattamente là. Raga! Cosa c'è? C'è il Game Master! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time.